Ma penso più grande oggi che questa cosa che non arriviamo alla vittoria, che non c'è un risultato positivo, ci ha portato a mettere il cuore avanti, avere il cuore caldo e anche la testa calda purtroppo, mentre per vincere queste partite devi avere la testa fredda, devi ragionare, devi continuare ad avere un focus tecnico e purtroppo oggi tante volte in 2-3 turnover, in situazioni favorevoli nostre, abbiamo voluto fare qualcosa in più e non li abbiamo mai messi sotto pressione nei 30 metri, soprattutto il primo tempo, nei loro 30 metri, abbiamo buttato sempre possessi o abbiamo preso penalità inutili. Per cui a questi livelli sì, stai attaccato, ma devi avere la voglia di... devi avere la testa fredda, la freddezza, la lucidità di gestire alcuni momenti. E quello... Infatti molto spesso siete stati traditi la frenesia. Sì, questa cosa, ripeto, la vittoria che non arriva, non vorrei che fosse per tutti i ragazzi una cosa frustrante che dopo la vedi nel gioco, in tutti i loro atteggiamenti, perché cose semplici diventano difficili e dobbiamo restare sereni. Stiamo lavorando bene, anche oggi abbiamo fatto delle cose buone, delle altre cose che vuoi anche un po' gli infortuni che non ci aiutano in determinati ruoli chiave, soffriamo un po', ma abbiamo giocato contro una Tuscia che, se qualcuno se ne intende di giocatori di alto livello, è una signora Tuscia, quella Racine, che contende tutti i palloni. E effettivamente ci ha messo in difficoltà. Ma più che altro avete perso quelle capitali, Tuscia? Sì, alla fine i ragazzi hanno preso la scelta di giocare la penalità qui perché non avevamo più fiducia nel lancio, nei blocchi, nel salto. Loro erano bravi e ci hanno messo in difficoltà. Lavoreremo ancora in settimana. Abbiamo lavorato con Pava e all'ultimo si è infortunato, Cornile è ancora infortunato, per cui abbiamo avuto dei punti di riferimento che ci sono mancati. Lavoriamo ancora e per andare a Glasgow, che ieri ho visto la partita Glasgow col Montpellier, sì, è una signora squadra, vedi i risultati dopo che vengono nostri, dopo magari se li paragoni alle partite che hanno fatto in Champions Cup, dove non penso che Racing a un certo punto non volesse prendere il punto di bonus, penso che è venuto qui per questo. Alla fine merito dei ragazzi, gli ho fatto i complimenti perché hanno piazzato i calci e vuol dire che non erano più tanto sicuri. Ti dico, andiamo avanti, continuiamo a lavorare bene, prima o poi verranno i risultati. Miglior partita però per Treviso sotto tanti aspetti, vedendo anche probabilmente la caratura dell'avversario e con il fatto che eravate senza seconde linee a un certo punto, insomma, difficile anche mettersi a giocare, aiutare, portare. No, la Tuscia, diciamo che fare questo risultato, ripeto, a mio avviso anche una meta viene da un placcaggio uno contro uno sbagliato, dove siamo andati in difficoltà, dopo viene la meta, l'ultima, che penso sia per i ragazzi anche un punteggio passivo esagerato, quello che comunque era stato anche magari con Ospis, perché i ragazzi oggi magari facciamo un calcio di più noi, sfruttiamo una palla magari favorevole, sai, quando ti va male hai anche, a un certo punto avete anche la fortuna non ci aiuta, però ti dico, siamo sereni, io credo i ragazzi stanno lavorando bene, cerchiamo di avere un po' più di lucidità e dopo andiamo a giocare, ogni partita deve essere per noi. Non abbiamo ancora, abbiamo avuto un'azione solo, quella della meta, dove abbiamo fatto le cose fatte bene, avanzando, mettendo delle buone palle a disposizione di Ugo, dove ha potuto velocizzare il pallone. Le altre cose, abbiamo sempre molta frenesia, sbagliamo i piccoli particolari che a questi livelli alla fine ti costano qualcosa. Abbiamo sempre il passaggio un po' indietro che ci mette fuori tempo la linea,
piccole cose che alla fine fanno la differenza. Forse è più Ugo che magari può rispondere a questo, ma secondo te il fatto che lo mandassimo sempre un giocatore a vuoto e poi saltassero vi ha creato dei problemi a livello difensivo? Vai. Non particolarmente, in difesa siamo finiti abbastanza bene. Difensore però. Prima un difensore lì, è anche un po' l'arbitro che deve vedere che non faccia muro. Se fanno fallo è difficile difendere, però se riesco a stare in regolamento e noi non ci facciamo fissare, non ci hanno dato troppi problemi da quel punto di vista. Sicuramente sono giocatori di qualità individuali veramente molto elevate e spesso quando sbaglio un placcaggio prendi 40-50 metri e vai tante difficoltà. Però vogliamo prendere cose positive come diceva Umberto, è stata una grande difesa, c'è stata tanta voglia a tutti i ragazzi e credo che sia un grande passo per le prossime partite. Ma questa frenesia da cosa deriva secondo te? Sicuramente è una grande responsabilità mia, è uno dei miei punti più deboli che vorrei sempre attaccare tanto e quando vuoi fare troppo alla fine non fai niente, per cui in tante occasioni ho sbagliato da questo punto di vista e dobbiamo lavorare. Sicuramente, come diceva anche Umberto, è dovuto anche alle pressioni che abbiamo perché vorremmo fare tanto risultato e ci stiamo mettendo tutto. Stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così e come diceva lui, essere più lucidi in campo. Ma questo viene tanto dal 9-10 che dobbiamo gestire meglio la partita, quindi la responsabilità è soprattutto mia. Pavanello. Adesso guardiamo, vabbè, Pavanello si è bloccato la schiena in una settimana, un giorno prima della rifinitura, e Fusero ha preso un colpo, penso al collo, sul placcaggio, è andato con la testa sul suo, penso su uno di noi, vediamo che ci sia a recuperare, vediamo, forse mettiamo dentro con il... Un ex campione del mondo come Michael Lyon ha detto è stato impressionato positivamente dalla vostra difesa stasera. Abbiamo preso comunque 26 punti, per cui sì, sono impressionato. È sempre bello ricevere complimenti da un allenatore come lui, da un campione della sua caratura, però dobbiamo lavorare ancora perché una grande difesa non prende metri, non prende punti, per cui passo dopo passo riusciamo sicuramente a migliorare tanto. Alessandro? No, ti dico in difesa. In generale. I ragazzi, beh, parto dalla difesa, i ragazzi sono stati fantastici per me perché c'è stata tutto il tempo la voglia di aiutare il compagno sul placcaggio. Purtroppo sbagliamo ancora il primo placcaggio e quello ci mette in difficoltà molto spesso. Perché anche se abbiamo la voglia di recuperare, dopo indietreggiamo e loro hanno posizione in attacco. Però c'è stata l'attitudine e la voglia, l'aggressività di non mollare mai, di rimettersi sempre in gioco e buttarli indietro. Purtroppo, come ha detto Umberto, abbiamo provato a giocare nei momenti chiave, non siamo stati lucidi, abbiamo avuto ancora problemi in touche, loro sono stati bravi, ci hanno levato molte opzioni che avevamo provato in settimana, hanno tanti saltatori, molti sono molto abili e quindi abbiamo avuto molta difficoltà, abbiamo preso dei palloni ma molti sporchi e non siamo riusciti a giocare bene a tutti. Però penso che l'impegno e l'aggressività, cosa che ieri in allenamento ci eravamo ripromessi di mantenere per tutta la partita, c'è stata e sicuramente è un passo in avanti, però da adesso da qui dobbiamo iniziare ad aumentare il nostro livello perché dobbiamo crescere. È quello che ho chiesto prima Umberto, avete perso tutte le touche con i capitali, è un... perché loro hanno letto bene le vostre touche o voi avete magari forse troppa paura di vincere questa touche? Ma sai, loro avevano 5 saltatori, quindi con 5 saltatori puoi difendere qualsiasi tipo di touche. Molto spesso magari noi eravamo lenti a muoverci sullo schieramento, forse lì è un punto dove dovremmo migliorare. Non è un problema di lancio, un problema di blocco, un problema di salto, è un problema generale. Dobbiamo essere più veloci e leggere meglio quello che abbiamo davanti. Sicuramente adesso lavoreremo con Cornel per migliorare,
perché comunque la touche è un punto capitale per il gioco che vogliamo fare. Non possiamo permetterci di perdere massimo una o due touche a partita, non di più, purtroppo a livello internazionale. Oggi sì, ne abbiamo vinte qualcuna, però molte erano sporche, molte sono state davanti, erano sporcate e alla fine ci siamo sicuramente messi sotto pressione. Il mischio avete tenuto il primo tempo fantastico, all'inizio del secondo tempo forse anche perché loro hanno messo dentro delle forze fresche, avete avuto i problemi. Ma penso che, ma devo fare solo i complimenti a Zanusso, Giazzon e Rupert, perché veramente hanno fatto una grande partita. Volevamo in prima linea metterli in difficoltà, sapevamo che di fronte avevamo una grande squadra con una grande prima linea e il primo tempo ci siamo riusciti. Chiaramente loro sono dei grandi giocatori, quindi riescono anche a prendere le contromisure. Magari è successo qualche mischia, non l'abbiamo affrontata, non dico con la giusta determinazione, ma abbiamo sbagliato l'approccio e visto la grande qualità degli avversari siamo andati in difficoltà, però sicuramente la mischia è positiva, possiamo ancora migliorare, dobbiamo farlo, deve diventare il nostro punto di forza, ma penso che stiamo facendo un buon lavoro e si sta vedendo anche. Non sono messo in difficoltà Musiati, non uno qualsiasi. Ciccio penso sia l'esempio lampante di un giovane che è arrivato quest'anno, dal primo giorno si è messo sotto a lavorare duramente, un esempio per tutta la squadra perché non si lamenta mai, ha sempre voglia di fare, e sta crescendo e i risultati si vedono. Okay. Adesso giocate venerdì a Glasgow, c'è anche anche comunque sono qua in zona, cioè come si gestisce in poche ore? Sappiamo, sapevamo dall'inizio dell'anno l'impegno della nazionale, cercheremo di lavorare i ragazzi, non cambiamo pochissimo, abbiamo pochissime giocate, abbiamo pochissime strutture, i ragazzi le sanno, l'allenamento che faranno con noi di rifinitura adesso sono state partite importanti, una perché abbiamo viaggiato, una perché adesso viaggiamo, è la settimana corta, perché cambi domenica, venerdì, viaggiamo giovedì su Glasgow, per cui è, però sappiamo quali sono i raduni della nazionale e ci adeguiamo di conseguenza. Boh, non lo so, adesso vediamo. Vediamo, e quelli che siamo andiamo in campo e vediamo di fare il nostro meglio, magari speriamo Glasgow sia abbastanza, diciamo, provata dalla partita che ha fatto a Montpellier, dove ha giocato una grandissima partita, mi ha veramente impressionato. Bella partita questa, molto bella. Da oggi è stata una partita un po' strana, penso che il gioco effettivo sia stato basso, mi sembra così, ma con l'umidità, con l'ora della partita, sì, difficilmente. Ma poi alla fine andavano in touche facilmente perché ci facevano lanciare la palla, Sexton ha calciato una touche sicura per farci lanciare la touche perché eravamo in difficoltà, sì, e quando ti levi un'opzione della touche hai poche armi nel gioco moderno, 2-3 turnover l'abbiamo avuti, non siamo riusciti anche quelli a portare, a capitalizzarli, per cui siamo andati un po' in difficoltà, però andiamo avanti. Il caso che vi hanno fischiato in touche, che non si è capito all'inizio. Quella di Hugo. Boh, dice che è entrato prima che lasciasse la palla. Avete sbagliato forse il lancio e siete entrati dopo, no? No, lui è entrato prima che lasciasse la palla. Ma perché non lasciasse giocare, scusa? Com'è? Doveva fermare subito, per punto era? No, era quella prima, era quella prima. Era fischiato ingresso. Ingresso in line-up. Quindi Umberto, riassumendo, ti porti a casa una buona difesa e devi rivedere il controllo del pallone. No, mi porto a casa 0 punti. Ci portiamo a casa 0 punti. Ci portiamo a casa un po' di fiducia. La serenità dobbiamo trovarla tra noi, perché siamo solo noi. Con la società sempre. Siamo noi quelli che andiamo alla mattina a lavorare. Per cui dobbiamo essere sereni, chiuderci ancora di più nel nostro gruppo. I ragazzi, ripeto,
lavoriamo veramente bene. Ho fatto altre società e altri club e il livello degli allenamenti, tutti danno il 110% e prima o poi il lavoro paga. Non so se oggi, domani, dopodomani, quello che è, il lavoro paga, siamo sereni, facciamo quadrato ancora di più noi e andiamo avanti, prima o poi veniamo fuori e serenità ci vuole.